Giampaolo Di Lorenzo, dopo l'amichevole vinta dai Tigers sull'Orva Lugo, praticamente siamo agli ultimi atti di questa pre-season, una partita comunque che ha già visto le squadre con alti e bassi per entrambe, per i Tigers basso il secondo quarto, alto il terzo periodo, però con buon ritmo, buona intensità. Come prosegue il lavoro, Giampaolo, in vista dell'esordio in campionato? Ma procede come tante squadre in questo periodo qui, dove si sperimenta anche un po', si fa giocare un po' di più chi magari ha qualche minuto in meno, è un po' più giovane, c'è una condizione fisica ancora da sistemare, ma sicuramente la squadra in crescita notevole, abbiamo alcune cose che funzionano già molto bene, altre che vanno sistemate, ma siamo solo a 4 settimane di lavoro, un gruppo completamente nuovo, al quale manca ancora Cristian Villani, che stiamo piano piano inserendo, quindi vedo comunque grandissima voglia, disposizione, atteggiamento, ragazzi in gamba sotto tutti i punti di vista, quindi sono convinto che faremo molto, molto bene. Ecco, a proposito, hai citato Cristian Villani, adesso giocherete il torneo di 100 nel weekend, potrebbe essere l'occasione per vedergli muovere i primi passi, visto che ancora non ha disputato amichevoli in questa pre-season. No, lui ha fatto solo i primi 4 giorni di allenamento, poi è stato fermo un mese praticamente, quindi adesso stiamo cercando di affrettare la preparazione, ma senza nemmeno rischiare più di tanto. Stasera potevo rischiarlo qualche minuto, ma ho preferito di no, perché voglio la certezza, a parte lo staff medico e da tutto quello che si occupa di Stefano Lia della preparazione atletica. Sabato probabilmente dei minuti ce li darà, però non credo che sarà già al top alla prima di campionato, però tutti gli altri ragazzi stanno facendo trovare pronti, è un'occasione per far giocare molto di più i vari Zani, Catenzi, Gabriellino Rossi, anche magari in ruoli non loro, però serve tutto. Anche questa cosa qui l'abbiamo trasformata in qualcosa di utile alla fine. Giampaolo, due curiosità. La prima, a livello di singoli, anche se voi allenatori piace parlare poco di singoli, una delle rivelazioni per me in questa pre-season della tua squadra è Cicchetti, perché è un giocatore ancora molto giovane che viene dall'Eurobasket Roma, con ancora poco basket davvero giocato nella sua carriera, però un gran potenziale lo sta facendo vedere. Sì, ha una grandissima capacità di apprendimento, lui è 3 anni e mezzo che gioca a pallacanestro, è il 98, prima faceva pallanuoto, ma penso che sia il classico all'America, cioè giocatore che qualsiasi sport lui riuscirebbe a fare in questo momento qui, perché ha proprio capacità di automatizzare subito il gesto tecnico e atletico, un ragazzo con una voglia incredibile ed ha, ripeto, una capacità di apprendimento, nel senso che non è solo uno che ascolta e prova a fare le cose, ma velocemente le mette anche nel suo bagaglio tecnico. È una rivelazione un po' per tutti, io l'avevo seguito da marzo, me lo sono andato a vedere un paio di volte anche a Cantù, dove hanno fatto una settimana di allenamenti, ho visto che è un ragazzo a posto, serio, che voglia lavorare, atletico, a questi livelli già sono 3 cose fondamentali, ma soprattutto ha un potenziale enorme da poi mettere giù in campo. Credo che non sia solo lui la rivelazione, sono tanti ragazzi in gamba in questa squadra. Anche Papa molto bene, ma è un giocatore già più rodato, però. Sì, dove lui è il 98, uno che non ha mai giocato, quindi si nota un po' di più. Però secondo me quest'anno sarà un anno realmente molto molto divertente, una pallacanestro legata molto alla velocità, all'attenzione, al pressing, alla voglia di giocare insieme. Ed è un piacere allenarli e stare in palestra con me. E l'ultimissima cosa, a pochi giorni ormai dal via, una decina di giorni dal via, su cosa ti concentrerai soprattutto per l'ultimo step prima della prima palla d'uo ufficiale della stagione? Ma ci sono delle cose anche ancora da sistemare che non ho messo ancora nelle partite amichevoli, come una zona press diversa. Altre situazioni speciali per i giocatori, alcune rimesse speciali per situazioni di giochi finali, tante cose ancora da mettere a posto, più una condizione fisica. Sabato e domenica giocheremo contro 2 squadre forti, sicuramente recanati la prima, e vediamo realmente a che livello siamo.